Cina è un'esperienza che è partita una decina d'anni fa. Siamo partiti con l'acquisto di un simulatore commerciale, per la precisione questo, che è un SignUB di una ditta della Lardner, di una ditta commerciale. E di lì abbiamo iniziato a fare esperienza. L'idea di base era quella di sviluppare le abilità tecniche degli specializzanti, degli studenti, insomma di una fascia di livello medio-basso. Col passare del tempo invece abbiamo iniziato a fare corsi di più alto livello, anzi percorsi di più alto livello, e diciamo i nostri discendi sono diventati i colleghi, quelli esperti, cercando di rendere sempre più presenti percorsi di formazione in simulazione. MMA, Medical Micro Instrument, è una startup nata nel 2015 con l'obiettivo di creare un robot per microchirurgia. La microchirurgia è un'applicazione clinica di chirurgia aperta che oggi è eseguita interamente a mano sotto l'ausilio di un microscopio. Il robot che noi abbiamo progettato è sempre sotto visione di microscopio, ma sostanzialmente abbiamo realizzato delle piccole mani articolate, robotizzate, che quindi filtrano il tremore del chirurgo e scalano i suoi movimenti, ma forniscono anche una destrezza migliore, proprio perché questo strumento articolato si trova in loco, proprio nella zona in cui lui va a operare, il tutto controllato roboticamente. Chiamo Nao. Lavoro alla Stella Maris con i bambini che hanno l'autismo. In questi anni ho partecipato al progetto Michelangelo e ho aiutato i bambini con autismo a sviluppare le abilità di imitazione e attenzione condivisa. Entrambe sono spesso compromesse in questi bambini. Grazie al mio aiuto alcuni bambini hanno mostrato un significativo miglioramento di queste abilità. Allora, noi qui abbiamo presentato una demo di un barman robotico e nasce dall'esperienza che abbiamo sulla costruzione di mani artificiali che hanno come obiettivo la sostituzione funzionale, quindi nascono come protesi per la ricerca. In questo caso, appunto, visto il Festival della Robotica, l'abbiamo applicata a un robot, un braccio, per replicare un'azione che è tipicamente umana. Quindi entriamo nella fase di robot collaborativi che aiutano l'uomo in determinate azioni. E appunto in questo caso siamo arrivati a uno sviluppo tale che riesce a prendere delle bevute e a costruire appunto una ricetta che è appunto quella di un cocktail. Lo sviluppo possibile è appunto avere robot che riescano a affiancare l'uomo e a collaborare e magari a aiutarli nei compiti quelli un po' più gravosi, quelli che sono appunto dei compiti che sono ripetitivi, automatici o che comunque possono portare a delle malattie a lungo termine, no? Come appunto delle patologie alle articolazioni. Quindi, robot che aiutano l'uomo nell'esecuzione di task gravosi, pericolosi o cose del genere, o affiancano proprio l'uomo. Chiamateci robot, please, non robot, che dalla lingua ceca il nostro nome originò. Robota, in slavo lavoro duro vuol dire, e se sbagliate l'accento mi fate un po' trasalire. Coi miei fratelli un'ambizione abbiamo, dal duro lavoro vi liberiamo. Non mi posso innamorare, e non distingo il bene
dal mare. Anche se una cosa ci sarebbe che assai ci piacerebbe, ne sentiamo tanto parlare. Ma che gusto ha sognare? Now I'm the king of the robots, a digital VIP. E anche I've reached the top and I've had to stop, and that's what's glitching me. I wanna be a man, a real one, and stroll right into town. And beaches like the other men, I'm tired of standing around. Oops. I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You'll see it's true. A machine like me can learn to be a human too. It's a pleasure to welcome here. Scuola Normale, as you probably most of you know. For social media analysis and mining. For our experiments, all the ethical issues will be Creative Engineering Design, siamo un'area dell'Istituto di Biorobotica del Sant'Anna a Pontedera e ci occupiamo di robotica bioispirata, ovvero osserviamo fenomeni particolarmente interessanti che avvengono in natura e cerchiamo poi di riproporli in sistemi artificiali, in robot. Qui abbiamo alcuni robot rappresentativi, quelli che abbiamo prodotto nel corso degli anni, alcuni fanno parte di progetti europei, essenzialmente riguardano robotica di sciame, quindi cerchiamo di riprodurre in sistemi robotici l'intelligenza di sciame che performano organismi sociali, ad esempio insetti sociali come le formiche, le api o le termiti. E quindi questi robot sono in grado di comunicare tra loro, di interagire e di compiere dei task, dei compiti estremamente complessi, semplicemente utilizzando delle semplici interazioni tra di loro. Allora, il progetto nasce dall'idea di voler sviluppare un sistema che sia di ausilio alle persone anziane piuttosto che disabili nella loro igiene personale. Nello specifico è stata sviluppata una doccia robotica che permette il lavaggio della schiena o delle parti delle gambe delle persone anziane tramite un sistema anche di interfacce audio e video. La persona, l'utente, con un gesto piuttosto che a voce con un comando dice lavami, e il braccio, la doccia robotica, inizia a fare dei movimenti seguendo delle traiettorie prestabilite, insufflando anche dell'acqua, e c'è una spugna in cima al braccio meccanico che permette il lavaggio della schiena. Allora, il progetto Octopus nasce all'interno dell'area Soft Robotics guidato dalla professoressa Cecilia Laschi e si basa sull'utilizzo di materiali morbidi per sviluppare una nuova generazione di robot che possono interagire in maniera sicura sia con l'ambiente sia con gli individui. Qui possiamo vedere diverse generazioni di prototipi che sono stati sviluppati, in questo caso questo è un tentacolo che utilizza materiali morbidi, quindi siliconi, che riprendono il tessuto biologico all'interno dei quali sono integrati dei cavi. Questi cavi, disposti in maniera longitudinale, riescono a simulare il movimento del tentacolo del corpo. Dal punto di vista delle applicazioni, il progetto Octopus possiamo considerarlo come un incubatore di tecnologie. Dunque, noi siamo il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, gruppo di ricerca del professor Nicola Casagli, e abbiamo avuto l'idea di costruire una struttura perfezionata di drone che comporta molti vantaggi in termini di capacità di sollevamento, di stabilità nel volo e di leggerezza, nonché la possibilità di configurare il sistema di propulsori in maniera estremamente personalizzabile.
Il brevetto in sostanza consiste nella struttura circolare del drone che diciamo fino adesso non esistevano droni di questa, con questo tipo di forma, solo a ragno, che appunto permette di avere la quantità di vibrazioni delle unità propulsive distribuita sull'anello perimetrale e non sulla parte centrale. Quindi questo permette di avere una parte centrale estremamente stabile in termini di vibrazioni e quindi di poter installare degli strumenti di presa al di sotto appunto del drone di assoluta precisione. Questo è un progetto europeo, si chiama Fresh Life, un progetto life appunto della comunità europea. Si occupa dello sviluppo di tecnologie per il rilievo attraverso droni delle aree forestali. In particolar modo all'Università di Firenze, il Geolab, il laboratorio di geomatica, abbiamo customizzato questo drone, che è un drone ad ala fissa, permette di acquisire foto sia all'infrarosso che nel visibile, e attraverso queste riusciamo a ricostruire la tridimensionalità degli oggetti presenti a terra. Siamo il laboratorio di robotica ispirata alle piante in questo caso, e questo robot è il nostro è il risultato di un progetto europeo, è il Plantoid, è il primo robot ispirato appunto a una pianta e prende ispirazione da come le radici si vanno a crescere all'interno del suolo, e la finalità di questo progetto sarebbe quella di costruire un robot in grado di monitorare il suolo, quindi sensorizzando una punta robotica che è in grado di appunto monitorare l'ambiente che gli sta intorno e allo stesso tempo di crescere all'interno del suolo. Hello, my name is Dr. Wiley Nifon. My name is Alexey Arkhipov. My name is Peter Vitasek. I'm from Prague, Czech Republic. I'm Cheung from Korea. I think this is very interesting and important event, and all the surgeons providing robotic surgery all over the world had a chance to discuss the tips and tricks of robotic surgery and their possible future mutual collaboration. So we would like to enlarge possibilities of robotic vascular surgery. I think this festival is a great idea to can meet people from the other parts of medicine and change our experiences. It is very great festival for robotic surgery. I attended this meeting primarily because of the focus on robotics. I think it's very nice that there's such a focus on computer-assisted surgery. I think the next thing that we need to focus on is training and how we train younger surgeons to perform these operations, whether it be with on-site training or simulation. But it's been a very, very wonderful festival. Thank you very much.
Allora, io sono Giulia, insieme a Gilda siamo due ragazze che hanno studiato presso l'Università Bicocca di Milano e tramite l'associazione UNIC organizziamo dei laboratori nelle scuole. Il robot che viene usato è il Coderbot e anche in questo workshop abbiamo creato un'arena all'interno del quale il Coderbot si muoveva seguendo una programmazione. La programmazione l'avevamo composta noi e abbiamo chiesto ai bambini di modificare questa programmazione. Qua vediamo dei sensori, questa è la parte davanti e questa è la parte del retro. Nella parte davanti vediamo due sensori, così come ci sono nella parte laterale. Il robot ha una struttura in legno, si carica come un cellulare, aprendo lo sportello davanti, ecco qua, inserendo il cavetto qua, si carica il robot. Viene controllato dal computer tramite una rete wifi e attraverso la telecamera il robot mostrerà quello che è inquadrato. Allora, noi qua stiamo presentando il progetto Ronda, che mira a generare una palestra riabilitativa per persone con disabilità. Quindi diciamo stiamo cercando di progettare oggetti che possono aiutare il terapista a fornire la terapia al paziente. In particolare noi sviluppiamo esoscheletri, qui vediamo esoscheletri di mano, nel video invece abbiamo un esoscheletro di arto superiore. Gentile pubblico, buonasera. Buonasera, servitor vostro, vengo in rappresentanza. Non temete, non sono qui per sostituire l'uomo, non sono qui per rimpiazzarlo, né tantomeno per dimostrare che so agire meglio di lui. Non voglio rubare il suo mondo, non voglio occupare i suoi spazi, voglio solo aiutare, voglio servire l'uomo e supportarlo. Voglio solo essere il suo braccio, lasciando all'uomo la mente e la fantasia. Lo so, nel vedermi così quasi umano, parlante, interattivo, potreste pensare esattamente il contrario. Ma non giudicate il libro dalla copertina. Se io sono, è solo perché l'uomo è prima di me. Senza l'uomo, io non sono niente. Senza il cervello, l'immaginazione, la sensibilità dell'uomo, io non esisto. Perché, signori, senza l'anima dell'uomo, niente vive. Pensate alla musica, che tra poco ascolteremo ancora. Senza la sensibilità di chi la esegue, di chi la canta, di chi la dirige, di chi la suona, di chi la ascolta, la musica sarebbe solo una cosa vuota. L'uomo la riempie di sensazioni, di emozioni, e non potete immaginare quanto ve le invidio. Signori e signori, robot, espia.
Francesco Ceccanti, un ormai ex studente del Buonarroti, mi sono diplomato quest'anno. Questo è un progetto, un piccolo robottino comandato con un processore chiamato Arduino che gestisce quattro motori attraverso un driver e può orientarsi nello spazio mediante un sensore laser posto su un servomotore che quindi è libero di muoversi. Questo progetto è soprattutto didattico, servirà poi anche agli altri studenti per imparare, perché con la breadboard possono essere aggiunti nuovi collegamenti, quindi anche all'Arduino. Quindi il progetto non si fermerà qui e andrà avanti per dare la possibilità ad altri studenti di imparare come ho fatto io. Mi chiamo anche io Francesco, sono uno studente della quarta CSA del liceo Filippo Buonarroti di Pisa e ho realizzato un modellino con la Lego, con il set Mindstorm, un set fornito dalla Lego per costruire piccoli robot, ed è un modello che illustra la macchina di Turing, una macchina teorica ideata da Alan Turing nel 1936, pensata inizialmente per decrittare messaggi tedeschi che venivano criptati con la macchina Enigma. Allora, buonasera, la collezione che è dietro di me è stata realizzata dagli studenti della Modatech, che è una scuola di fashion e design a Pontedera, in collaborazione con gli studenti del Sant'Anna di biorobotica. Quindi, allora, l'intento di questa collezione appunto era quella di creare degli abiti che fossero ispirati alla tecnologia, all'innovazione, al futurismo, alla robotica, quindi appunto il risultato è questo qua dietro di me. Presa ibrida tra il dito e il braccio e lui riuscirà a bere ora, pur avendo avuto un ictus, ok? Guardate, lui a questo punto riesce ad aprire la bottiglia pur avendo perso il funzionamento della mano e riesce a bere. Siamo due ricercatori del gruppo di ingegneria neurale traslazionale della Scuola Superiore Sant'Anna dell'Istituto di Biorobotica. Quello di cui ci occupiamo noi nel nostro campo di ricerca è lo studio e la realizzazione di tecniche, metodiche e sistemi per permettere la riconnessione del sistema nervoso di un paziente che ha subito un'amputazione a una protesi di tipo meccanico. Quello che cerchiamo di fare nel nostro lavoro è quello di restituire ai pazienti che hanno questo tipo di disabilità la possibilità di tornare ad effettuare attività di daily living in maniera il più normale possibile. Il libro I robot e noi rappresenta metaforicamente un viaggio della robotica, dalla robotica industriale fino alla robotica di servizio, la robotica medica in chirurgia, la riabilitazione e poi la robotica dentro di noi che si sposa con la bionica e va a sostituire parti del corpo, organi e quindi completa un po' questa transizione, questa evoluzione tecnologica. Il libro si sofferma anche su alcune metafore e queste metafore servono a far comprendere a un pubblico molto ampio che vuole capire le implicazioni della robotica, cosa significa il robot industriale e cosa significa portare un robot industriale vicino a un operaio con la metafora, per esempio, del dinosauro. Significa che un robot grande, potente, pericoloso che nelle fabbriche degli anni 2000 veniva recintato e stava lontano dall'operaio, oggi è diventato leggero, flessibile, programmabile a mano e sta vicino all'operaio e si chiama robot
collaborativo, siamo nell'era della robotica collaborativa, che da un punto di vista sociale significa che il robot va vicino alla persona, diventa un accompagnatore o uno strumento intelligente fino a divenire anche indossabile. Questa è la settimana della robotica. E la robotica industriale non poteva mancare, non poteva mancare. La robotica industriale è la radice di tutte le altre robotiche. Chi sono gli integratori? Sono quelli che installano i robot. Un robot da solo non fa proprio niente, non è come un torno. Gli integratori sono coloro che gli mettono una pinza, attrezzature, sensori e varie cose per farne un sistema. All'inizio abbiamo quattro esperti, la Siri, l'ingegnere Aversa, il professor Cer e il professor Turchetti, che daranno il loro punto di vista da prospettive completamente diverse. Due ingegneri, un fisico, un economista. Quindi l'obiettivo dell'uomo è sempre stato quello di cercare di migliorare le sue condizioni. La robotica, contesa come automazione flessibile, come robot, è l'ultima fase di questo. Abbiamo tutto un mondo che parla di robot come fossero il diavolo per l'occupazione. In realtà ci sono moltissimi studi che mostrano che i robot portano lavoro, i robot portano effettivamente. Quindi la quarta rivoluzione industriale che cos'è? È essenzialmente una rivoluzione che è diversa dalle precedenti tre, perché è caratterizzata da avanzamenti della tecnologia, in particolare tecnologia digitale, che entra nella società. Le statistiche comunque dicono che tutte le rivoluzioni industriali, inclusa l'ultima, hanno distrutto molti meno posti di lavoro di quelli che hanno creato. Ora però devo dire una cosa che forse non tutti sanno. Franco, il Presidente della Repubblica ieri o l'altro ieri ha conferito la medaglia d'oro a questo festival, al Festival della Robotica, nella persona di Franco Mosca, l'organizzatore, e il massimo riconoscimento nazionale. Sì, io sono Andrea Bertolini, sono ricercatore in diritto privato della Scuola Superiore Sant'Anna e mi occupo ormai da diversi anni di regolazione della robotica e della tecnologia. Ce ne occupiamo a Pisa in un modo in cui non se ne occupano in molti altri posti nel mondo, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti. Ormai dal 2012, dopo aver iniziato un progetto che ha avuto molto successo che si chiama Robolo. Con questo progetto ci siamo chiesti per la prima volta quali fossero i problemi, le questioni giuridiche, sociali, economiche ed etiche collegate alla diffusione di queste nuove tecnologie nella nostra società. E in questo evento di oggi ho chiamato a parlare alcuni degli esperti a livello nazionale ed internazionale di questo tema, per affrontare anche le questioni che ormai sono emerse sul tavolo del legislatore europeo, del Parlamento e della Commissione europea, e per capire appunto come queste tecnologie debbano essere regolate affinché possano diffondersi nella nostra società in un modo sicuro, in un modo che ci piace e in modo da riuscire a sfruttare tutte le potenzialità anche economiche, sociali ed etiche che sono connesse a questi nuovi strumenti, però appunto mantenendo il controllo nelle nostre mani.
The performance of Yumi as a conductor is part of the great events of the first international festival on robotics, which took place in Pisa from the 7th to the 13th of September 2017. Organized by the very prestigious Fondazione ARPA, led by the great friend Professor Franco Mosca, this festival was the very first successful attempt to present a very, very wide audience the marvels of the robotic world. It is an incredible festival where many companies came to show their products, among them ABB, the producer of Yumi, who had the great chance to show everybody what sort of capacities this wonderful robot has. A wonderful machine, able to conduct an orchestra, is able to make it a coffee. So it is a fantastic help for men. And here, at this festival, you can see many machines produced by many companies all around the world doing the most fantastic jobs in order to help men. Because this is the main purpose of robots, helping men to live better. This is the sense of what we do during this festival, showing a very, very large audience what sort of capacities, what sort of opportunities robots can give human beings in the very next future. And believe me, future is already now, because many things are already done at this very moment when I speak by robots. And it is fantastic, because robots have almost immense and unlimited capacities. Only one capacity they haven't. The capacity to understand, the capacity to feel, the capacity to think. And this is the reason why they will always help us, they will never replace us. Sono Stefano Enrico, Terza Cultura Società Cooperativa, uno spin-off dell'Università degli Studi di Firenze che si occupa di divulgazione scientifica. In particolare siamo qui per parlare di robotica educativa e con i ragazzi nell'arco della giornata, divisi per fasce d'età, abbiamo fatto dei laboratori con il robot BlueBot, più adatti alla fascia d'età dei più piccoli, e con il robot Osobot, più adatti per i bambini un pochino più grandi. La robotica educativa in Italia ha cominciato a prendere piede circa una decina di anni fa, in modo più concreto solo da 3-4 anni, cosa che in Europa accade in modo massiccio già da più tempo, e si pone uno scopo prima di tutti: l'utilizzo consapevole delle tecnologie, le cosiddette competenze digitali, dallo smartphone ai tablet, ai computer, internet, mobile, eccetera. Abbiamo sempre la tecnologia sotto mano, ma ne conosciamo veramente poco. Sono Roberto Barontini, professore di finanza aziendale alla Scuola Superiore Sant'Anna, e questa mattina abbiamo potuto assistere a una serie molto interessante di presentazioni di spin-off innovativi nel settore della robotica. Abbiamo potuto constatare la vitalità della ricerca, soprattutto a livello pisano, e devo dire che è stato molto interessante anche vedere dal lato degli investitori una partecipazione molto importante. C'è stata in particolare un gruppo di visitatori della Malesia che sono stati estremamente interessati alle presentazioni fatte dalle nostre imprese. Quindi insomma, credo che questa giornata abbia effettivamente dimostrato la capacità di attrarre risorse, e speriamo che nelle riunioni che si verificheranno nel pomeriggio si possano creare effettivamente delle opportunità di investimento concrete che possano aiutare le nostre imprese a crescere e a svilupparsi anche a livello internazionale. Quindi è chiaro un momento di silenzio, profondo silenzio, accompagnato da una musica divina. Signori e signori, Andrea Bocelli. Ave Maria.
suo dolor. Sperduta l'alma mia si prostra a te, e piangi spene si prostra ai tuoi piedi. E adesso un brano strumentale, un'aria, dall'intermezzo della Cavalleria Rusticana di Mascagni, dirige Robot Yumi. Thank you.
oggi per parlare appunto all'interno del Festival della Robotica di turismo accessibile, o meglio delle condizioni necessarie affinché le persone con disabilità, ma non solo, anche le persone in generale, le persone con esigenze particolari, possono essere accolte e quindi possono essere, dal punto di vista turistico, possono fruire dei servizi all'interno della destinazione turistica. Rispetto al Festival della Robotica, in primis sono onorato di essere in questo contesto, comunque la prima volta a livello internazionale che si svolge in Italia, in ogni caso un contesto di questo tipo. Io auspico che possa essere riprodotto e soprattutto dare una ancora maggiore visibilità, perché già la visibilità è stata importante, perché racchiude in sé delle tematiche che affrontano, che migliorano la percezione sia dal punto di vista, ripeto, etico, sia dal punto di vista pragmatico, pratico. Queste esperienze possono essere diffuse e recepite sia dalle istituzioni, sia dalle organizzazioni, dalle imprese, e fruite dal singolo individuo, quindi dalla persona che potrebbe agevolare di questo incremento della tecnologia. Ma oggi abbiamo parlato di turismo accessibile, perché in realtà il tema delle nuove tecnologie, delle tecnologie robotiche e tutto quello che sta attorno alla robotica apre nuove possibilità per affrontare da una parte il tema del diritto alla vacanza, il diritto al viaggio di coloro che hanno delle disabilità importanti, motorie e non solo motorie. E la storia del turismo, il tema del turismo vuole anche essere questo, perché il turismo è sempre meno un'attività marginale, sempre meno un consumo voluttuario, e sempre più invece un elemento importante del nostro modo di vivere. Le tecnologie possono aiutarci a vivere meglio anche il viaggio, anche l'esperienza turistica. Sì, siamo praticamente in chiusura, ancora mezza giornata, poi il festival è chiuso. Siamo in condizioni di dare alcune indicazioni, tanto sensazioni, qui c'è stato un afflusso, qui come nelle altre sedi, sono 12 le sedi cittadine del festival, del primo festival internazionale della robotica, in 12. L'affluenza è stata direi massiccia, solo qui per visitare la mostra Vinciana che è nella Torre Guelfa, si parla di 5.000 biglietti in pochi giorni, e solo qui sono circolate migliaia di persone che hanno potuto confrontarsi con i robot, vedere il robot che serve per cambiare il ginocchio, siamo tutti interessati alla mia età di queste cose, i bambini a giocare con il robot chirurgico, il tutto governato da medici specialisti, questa è stata la caratura dell'evento, quindi non una fiera ma un'interazione. I medici specialisti, utilizzatori di simulatori, di robot, navigatori che hanno spiegato la tecnologia. Questa è stata veramente la cifra importante. Alla Leopolda ugualmente è stato un trionfo per i bambini introdotti alla robotica, e secondo progetti e laboratori che hanno una valenza scientifica, perché abbiamo curato molto questo aspetto. Sotto questo aspetto, il valore scientifico di questo festival, che per noi era la priorità, usciamo con un successo incredibile, di tipo internazionale. E quindi l'obiettivo prioritario è stato raggiunto. Poi dica al pubblico cosa. Noi nel mese di settembre faremo le nostre valutazioni collegiali, cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, e in ottobre cominciamo a lavorare per il prossimo festival, sviluppando quelle cose di cui siamo particolarmente interessati, che sono intanto il centro multidisciplinare, la valorizzazione del centro multidisciplinare di chirurgia, le 4 giornate di chirurgia sono state estremamente produttive e molto gradite da tutti gli ospiti internazionali e anche noi. L'industria, le giornate sull'industria sono state meravigliose, 4 letture di grandissimo profilo ci hanno fatto capire dove va la robotica, quali sono i problemi sociali di cui abbiamo parlato, perché ci sono problemi sociali legati all'utilizzo e alla diffusione della robotica, che
inarrestabile e vanno governati. Quindi gli economisti, gli eticisti, i giuristi hanno affrontato in workshop dedicati questi temi e con grandissimo successo. Poi la giornata dell'industria. L'industria italiana, che è leader mondiale nella produzione di robotica, lavorano invece al nord Italia, ma abbiamo anche delle realtà bellissime in Puglia, per esempio, hanno presentato i loro prodotti di altissimo livello, tutte industrie che lavorano prevalentemente per l'estero. E i nostri prodotti dell'area pisana, un'area vocata per la ricerca nelle nostre tre università, il CNR, nelle nostre piccole industrie d'altissima tecnologia che producono robotica. La giornata sempre nell'industria, la giornata degli investitori, martedì, ieri, è stata il primo, sono venuti investitori potenziali dalla Cina e dalla Malesia, dal giro dell'Europa, hanno incontrato i nostri ragazzi che producono tecnologia e quindi chi vuole aiutarli a investire sui laboratori o delle università o delle spin-off o delle SRL che sono presenti nel territorio ha potuto conoscere. Questi meccanismi, queste situazioni le svilupperemo l'anno prossimo ancora di più perché il successo c'è stato. L'arte, col professor Bergamasco sono state realizzate due workshop di assoluta originalità, quindi l'arte nella robotica e la robotica nella modernizzazione degli impianti teatrali, sono tutti meccanici ancora, e nelle macchine di carnevale, che era coinvolto il carnevale, la Fondazione Carnevale di Viareggio. Tutte cose di cui faremo il bilancio per trarre ispirazione, suggerimenti, molti hanno dato già dei suggerimenti, abbiamo già trovato anche investitori per l'anno prossimo. Il concerto di ieri sera di Bocelli è stato un evento storico, e Andrea e Maria Luigia Borsi diretti da un robot fantastico. E questo ha fatto sì che ieri sera Pisa era una capitale mondiale, su questo non c'è dubbio, erano presenti televisioni da tutto il mondo che hanno fatto i loro servizi, faranno degli special che per i prossimi 6 mesi andranno nelle televisioni, Sky International, la BBC, la televisione francese, la televisione slovena, per dire, ma insomma, c'è stato un gran movimento mediatico in questo. Quindi abbiamo tutti i motivi per dire lavoriamo tranquilli perché ci sappiamo proporre, ci usciamo bene, credibili, ecco perché l'aspetto scientifico perché questo ci dà credibilità, in questo abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, ci usciamo credibili da questo festival, questo ci dà forza, motivazione, tutti i giovani che hanno collaborato, guardate questi giovani medici, guardate quelli che un piccolo staff che con grandissimi sacrifici poi ha organizzato l'evento e sono tutti giovani o giovanissimi su cui possiamo contare, si sono fatti una grande esperienza, quindi tutti ce la siamo fatta e tutti siamo molto motivati a lavorare da subito, da ottobre. Abbiamo immaginato di presentare la robotica davvero in tutte le sue espressioni, tutte le sue declinazioni, si dice così. La varietà dell'offerta, basta guardare il programma, l'originalità di alcune presentazioni è assoluta. L'obiettivo poi, altro obiettivo raggiunto, era quello di coinvolgere la popolazione, dai bimbetti per i quali il futuro è robotico. Vedere un bimbetto che usa il Da Vinci laggiù, il robot chirurgico, il simulatore, come se l'avesse sempre fatto, è una cosa impressionante, perché il meccanismo è intuitivo, quindi i bimbetti ci sono dentro e ci saranno per essere tutta la vita. Ma anche le persone anziane, come dicevo prima, per chi è interessato, perché magari
ha un ginocchio che dole e forse ci vuole una protesi, io sono tra questi. E allora, il tutto illustrato da medici, quindi un contatto molto credibile, e abbiamo documentazioni, filmati e fotografie che parlano di questo, vedere la gente, che il parto, Nina, insomma tutte queste realtà incredibili, bellissime. Quindi qui ha funzionato. Il messaggio era: venite fiduciosi e curiosi, armati di curiosità al festival, che non rimarrete delusi, sarete molto colpiti e non vi spaventerete alla parola robot. I robot sono qui, come è stato sottolineato, e anche gli eventi musicali artistici hanno sottolineato questo aspetto. I robot sono qui per servirci. È stato un evento riuscito benissimo fin dalla prima prova e credo che la risonanza nazionale e internazionale che ha avuto abbia scosso anche la città. Poi la città ha partecipato con le sue competenze, con le sue esperienze, anche con tanti cittadini curiosi, perché l'idea del festival era di incuriosire mettendo in mostra tecnologie, esempi, provocazioni. Il segnale molto forte è un segnale che guarda all'investimento sulle tecnologie e che quindi richiama anche un'economia di tipo nuovo, cioè l'economia che si ritaglia gli spazi volti al bene comune, investendo sulle tecnologie per il bene comune. Fare società, fare comunità in una dimensione molto più avanzata dei fenomeni di cambiamento del futuro è una grande risorsa, una strada aperta. Poi spero che ci sia il tempo per avere un maggiore coinvolgimento di giovani. Ci sono stati tanti ragazzi, anche bambini coinvolti, ci sarà più tempo per creare una comunità del festival, perché oggi è stata soprattutto la comunità dei creatori del festival e di chi ha contribuito, lo voglio ringraziare, a questa organizzazione complessa. Domani potrà crearsi una comunità più ampia di persone che vogliono appassionarsi a questa svolta, che è anche una svolta culturale. Siamo arrivati alla fine di questo festival, un festival della robotica che trova a Pisa il suo luogo ideale, sia per la presenza di una delle scuole come la Scuola Superiore Sant'Anna e l'Università di Pisa, che sulla robotica hanno una particolare competenza ed esprimono una particolare qualità, sia perché nel campo che attiene di più alle mie competenze, cioè la sanità, la Regione Toscana è una delle regioni che ha il numero maggiore di tecnologie robotiche che impiega nel settore sanitario. In medicina le nuove tecnologie anche molto costose, rappresentano però delle opportunità straordinarie per i pazienti. Naturalmente devono essere utilizzate in modo appropriato, nei luoghi giusti e da persone competenti. Su questo in Regione Toscana abbiamo lavorato e stiamo cercando di lavorare. Abbiamo accentrato presso la direzione dell'assessorato di cui io ho la responsabilità, abbiamo accentrato le politiche di coordinamento, di verifica e di valutazione delle nuove tecnologie, proprio perché non si debba rinunciare a tecnologie così avanzate, ma si debbano utilizzare in modo razionale, in modo coordinato, nei luoghi giusti, affidandole al personale più competente, perché rappresentino davvero un'opportunità e un valore per il sistema sanitario e non siano esclusivamente invece un costo o un gioco per chi le voglia utilizzare. Quindi un festival della robotica che credo si sia svolto nel luogo giusto, in Toscana, in una città non solo molto bella come il luogo nel quale stasera ci troviamo, ma anche in una città che ha presso l'azienda ospedaliera universitaria di Pisa uno dei posti, uno dei luoghi dove la chirurgia robotica si esprime ai massimi livelli. Quindi siamo molto contenti dell'esito di questo evento e speriamo di poterlo ripetere anche in futuro nella nostra regione. Allora, oggi si conclude questa bella iniziativa, il Festival della Robotica. Prima di tutto lasciatemi ringraziare la Fondazione ARPA e il professor Mosca, perché è stato il vero ideatore,
è una, io lo definisco a volte una macchina da guerra, perché quando il professor Mosca decide di organizzare eventi di questo tipo è veramente unico. Abbiamo potuto mostrare a queste persone che cosa facciamo nel campo della robotica, no? Che cosa facciamo noi, l'università, le scuole di eccellenza, l'Istituto del Sant'Anna, il nostro centro Piaggio, il CNR, chi più ne ha più ne metta, veramente. Io credo che Pisa abbia dimostrato in questi giorni che dopo Galilei, dopo Fermi, dopo l'informatica, dopo il web, riuscirà ad avere un nuovo primato, quello della robotica. Questo festival ha dimostrato. Pisa è entrata al centro della discussione di giornali, di televisioni, eccetera, per questa bellissima iniziativa, e devo dire finalmente, nel senso che Pisa non è solo la sua meraviglia dal punto di vista artistico, la torre, insomma, uno dei più visitati monumenti del mondo, ma è anche tutto questo, è anche eccellenza dal punto di vista scientifico, e questo riuscirà secondo me a dare un nuovo impulso alla nostra città, e ne ha bisogno. Io per questo sono particolarmente grato al professor Mosca per averci dato questa possibilità, perché ne abbiamo bisogno. Attenzione, ci sono altre iniziative simili, come l'Internet Festival. Sapete che fra poco ci sarà la nuova edizione dell'Internet Festival. Ecco, noi dobbiamo far diventare Pisa una città al centro dell'attenzione mondiale per queste eccellenze, la robotica, l'internet, il web e tutte queste cose.